si è tenuto nella cornice del Castello Carafa di Roccella Ionica un importante appuntamento con la storia, organizzato dal comandante dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Roccella Ionica, tenente di vascello Pietro Alfano, dal gruppo Avis provinciale di Reggio Calabria, presieduto dal dottor Antonino Posterino, dal vicepresidente Diego Geria e dal sindaco di Roccella Ionica, Giuseppe Certomà. Il convegno storico ha rievocato la celebre battaglia di Punta Stilo che il 9 luglio 1940, dunque nel corso della Seconda Guerra Mondiale, vide scontrarsi le navi della Royal Navy britannica e della Royal Australian Navy contro la Regia Marina italiana nelle acque del Mar Ionio a sud-est di Punta Stilo. Un incontro che però ha rievocato non solo i valori del sacrificio estremo dei militari, ma anche quelli della solidarietà portati avanti dall'Avis. La battaglia di Punta Stilo che si è svolta appunto nelle acque antistanti il circondario marittimo di Roccella Ionica, o meglio lungo le acque della giurisdizione del circondario di Roccella Ionica, è stato il primo importante conflitto che ha visto la Regia Marina confrontarsi con gli alleati durante la Seconda Guerra Mondiale. Abbiamo qui il professor Geria dell'Avis di Reggio Calabria e ci sarà anche una presentazione da parte del personale dell'Ufficio Circondariale Marittimo, il capo di prima classe romano, che proprio ha fatto uno studio anche prendendo in considerazione i cittadini di Roccella Ionica, i cui genitori hanno preso parte a questo conflitto, portando quindi una testimonianza fotografica e anche delle informazioni che loro hanno voluto condividere con noi. Oggi noi ricordiamo, rievochiamo un importante episodio della nostra storia locale, la battaglia di Punta Stilo. È stata una battaglia navale di grandissima importanza, anche se molto spesso sottovalutata dagli storici, tant'è vero che nessun testo, addirittura quelli scolastici, lo menziona. Forse perché non è stata affondata nessuna nave, però sono state coinvolte in questa battaglia grosse navi come corazzate, una portaerei, cacciatorpediniere e incrociatori. Un'altra cosa molto importante che non si sa, sono morti tanti marinai italiani e tanti sono rimasti feriti. Inoltre sono state colpite tante navi, sia italiane che inglesi. Quindi questo grande scontro, il primo nella storia mondiale tra la Regia Marina e la flotta inglese, non può essere dimenticato. Ci tengo a sottolineare che i marinai d'Italia in quell'occasione versarono il loro sangue per la patria, mentre i donatori dell'Avis donano il sangue per salvare oggi tante vite umane. È un evento di grande valenza culturale che sta portando avanti Diego nell'ambito della cultura che l'Avis si è fissata come obiettivo principale. Una cultura che va avanti a 360 gradi, non solo nelle conoscenze di eventi storici che riguardano la nostra provincia e che sono poco conosciuti o per niente conosciuti nei libri di testo, ma porta avanti insieme a questi valori anche il valore della donazione del sangue. Una forte sinergia che ha come obiettivo principale quello di trasmettere ai giovani valori sani, valori della donazione, valori che in questo momento rivestono un ruolo molto importante. E siamo nell'estate, è un periodo molto, molto, molto particolare per le donazioni del sangue. Tutti i giorni sentiamo degli appelli perché per questa emergenza che si verifica. E qui anche questa sera, grazie al contributo che la Capitaneria di Roccella ha voluto onorarci con l'invito di venire qui a portare avanti questo evento storico, ne approfittiamo anche per lanciare questo forte appello di sensibilità alla donazione del sangue, che in questo particolare momento c'è forte, forte necessità.